Ciao a tutti gli amici di Made in Vino, siamo ancora qua per voi e con l'amico Cristian. Ciao! Famoso sommelier. E a presentarvi un ottimo vino. Allora oggi presentiamo per voi il vino Scarlatto, e l'azienda è San Lorenzo Scanno, un sangiovese superiore dell'annata 2012, e 14 gradi, quasi tutto sangiovese per un 90% e un 10% di Merlot. Rimane in cemento vetrificato per 8 mesi circa. Se lo verso altro po' così lo per sangio, perfetto, sangio. Filo, meglio abbondare quando si assaggia un vino. Ecco. Molto bene. Allora, direi un bel rosso rubino intenso e consistente. Beh, sì, molto consistente. Si vede anche prima di girarlo. Bellissimo colore fitto, si vede un po' la presenza del merlot da questo colore un po' più scuro del sangiovese. Sì, andiamo alla degustazione. Naso bello intenso, subito, persistente, si sente dai, la ciliegia. Le more, le amarene, c'è proprio questa frutta rossa matura. Sì. Leggerissima speziatura, data da quel 10% di merlot. E il finale? Ma un po' di pepe direi, nettamente. Ottimo. Degustiamo. Secco, caldo, è già abbastanza morbido. Sì, è già abbastanza morbido, ha i tannini che sono, oserei dire, levigati, cioè sono tannini presenti ma morbidi. Una qualità fine, eh? È un vino pronto subito, da adesso e per i prossimi 2-3 anni, lì esprime il suo massimo. Il massimo, esatto. Ottimo. Io direi di degustarlo a 12-14 gradi, assolutamente sì. Temperatura. E oggi il blog della Cucina dei Curiosi ci abbina a questo scarlatto dei cannelloni con salsiccia e mortadella, quindi un piatto romagnolo, il primo strutturato romagnolo per un vino romagnolo. Amici di Made in Vino, ciao! Cin! Cin.